Ciao a tutti ragazzi e ragazze, stasera un video un po' diverso. Vi mostro un allenamento da beginner, per chi ha le prime armi con la sala pesi. L'allenamento è diviso in tre parti, A, B e C. Per la parte A e parte C ci concentriamo sulla parte superiore del corpo, mentre la parte B è essenzialmente un leg day. Andiamo a vedere. Primo esercizio che andiamo a vedere è la chest press. La chest press va a coinvolgere tutta la fascia del pettorale. L'esercizio è un piramidale, un 4x12, 10, 8 e 6 ripetizioni con peso incrementale. Tra ogni ripetizione c'è un riposo di un minuto e mezzo. Per la chest press la presa deve essere ad altezza petto, quindi questa è l'altezza ottimale, dove il gomito deve scendere leggermente sotto alla spalla. Prossimo esercizio, lat machine, 3x10, con 3 secondi di fase eccentrica. Che significa? Significa che nel momento in cui dobbiamo risalire, andiamo a rallentare quella che è la ripetizione. Prossimo esercizio, sempre per il petto, panca piana con i manubri, 4x10, un minuto di recupero. Per la panca piana manubri, mi raccomando, scendete sempre a livello petto, né troppo avanti né troppo giù, rimanete a questa altezza. Il movimento è questo. Pull ai cavi bassi, 4x10 ripetizioni, sempre un minuto di riposo tra ripetizione. Vediamo l'esecuzione. Importantissimo, una volta arrivati a massima estensione, il movimento deve essere quello di una gomitata. O meglio, andate a colpire dietro e chiudete entrambe le scapole. Prossimo esercizio, bicipiti, curl, con i manubri, 4x12 con un minuto di riposo tra ogni serie. Ovviamente il curl con i manubri è molto semplice come esercizio. Andiamo a vedere l'esecuzione. Portate l'avambraccio a 90 gradi rispetto al bicipite e mantenete il braccio sempre fermo durante l'esecuzione. Non andate troppo dietro né troppo avanti nella risalita e nemmeno dovete fare un movimento di inarcata. Fermi, su. Ultimo esercizio prima di passare agli addominali, push down ai cavi. Cominciamo a sudare, anche se è un allenamento beginner, fidatevi che fa male. Push down ai cavi bassi, alleniamo il tricipite,
3x12 ripetizioni, un minuto di riposo tra ogni serie. Andiamo a vedere l'esecuzione. Esecuzione, mi raccomando, il polso deve rimanere sempre dominante sopra alla sbarra. Non andate sotto, rimanete sempre sopra. Quindi arrivate giù, nel momento in cui risalite, il polso rimane dominante. È importantissimo. Ovviamente anche qui il braccio rimane fermo, quindi non andate troppo su né troppo indietro quando andate a portare giù la barra. Sempre fermi. 1, 2. Concludiamo il workout con dei crunch a terra, 3x20 con un minuto di riposo, anche 45 secondi se si riesce. Molto semplice ma efficace. Andiamo a vedere l'esecuzione. Per il crunch teniamo le gambe piegate, né troppo giù né troppo su. Una posizione accettabile. E saliamo su fino a contrarre l'addominale. Non arriviamo fino a su, ma alziamo le spalle da terra, contraiamo l'addome e andiamo avanti. Per quale motivo si chiamano crunch e per quale motivo ho solamente alzato le spalle invece di salire completamente in alto? La differenza tra un crunch e un sit-up è proprio quella. Il crunch è un crunch degli addominali, quindi una piccola contrazione, mentre il sit-up è la alzata completa del busto da terra. Subito dopo il crunch facciamo un bel plank. Esercizio odiatissimo da tutti quanti. Mi raccomando, la posizione del plank è importantissima per la sua buona riuscita. Facciamo una serie da 2x30 e 45, quindi la prima è da 30 e la seconda è da 45, sempre un minuto di recupero tra le due serie. Andiamo a vedere come eseguire bene il plank. Prima di tutto, le braccia sono ad altezza spalla, le gambe sono unite e il gluteo è leggermente flesso verso l'alto. Mi raccomando, se non riuscite a puntare tutti e due i piedi e rimanere in questa posizione, potete poggiare le ginocchia e risulterà un pochino più semplice. Potete iniziare anche da questo se non avete abbastanza forza muscolare da sostenerlo completo. Quindi su e si rimane così. Cercate di sentirlo bene a livello addominale. Probabilmente alle prime armi la prima cosa che cede sono le braccia, ma tenete duro. Tre per 12 ripetizioni, un minuto di riposo tra ogni ripetizione. Un minuto di ripetizione. Di recupero, semmai. Un minuto di recupero. Andiamo. 3 secondi di negativo, ricordate. Un attimo! No, vai, lo tagli, vai. Ah, ok. Lo taglia! 3 secondi di